L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio attribuisce formalmente al Presidente di Regione, e quindi avviene per tutti e 20 le Regioni, il compito di commissario per l'emergenza umanitaria sulla vicenda che ben conosciamo eh, dell'Ucraina dell'accoglienza dei profughi. Eh, vi sono tre compiti fondamentali per il commissario e quindi per il sottoscritto, che sarà coadiuvato dall'assessore alla protezione civile Monia Monni e dalla struttura del Dipartimento regionale della protezione civile. I compiti sono quelli di seguire eh, diciamo così, una prima accoglienza eh, che non trova più spazio in quello che è la spontanea accoglienza o in quello dei cas organizzati dalle prefetture. Una prima accoglienza che noi orienteremo verso quelli che chiamiamo gli alberghi di prima accoglienza, per differenziarli dai compiti di alberghi sanitari che svolgono la loro funzione sul Covid. Secondo compito che è quello dei trasporti, che progressivamente cureremo perché all'interno della regione le Ucraine che possano arrivare devono avere anche condizioni diciamo così, agevolate per potersi muovere per questioni di lavoro, per questioni di permanenza, di contatto con la famiglia. La terza grossa questione è la questione della sanità. Noi organizzeremo tutto questo attraverso riunioni periodiche che teniamo tutti i giorni, la prima l'abbiamo avuta stamani. Il primo obiettivo è individuare per ora a Firenze e poi a Firenze e in una località della costa, sceglieremo bene se è Pisa o Livorno, ma avverrà in una seconda fase, intanto partiamo con Firenze, un punto di riferimento che possa essere il front office anche per gli ucraini che arrivano con loro mezzi e che vogliono, come dire, uno sportello di informazione o di capacità di essere seguiti poi in quello che sono tutto ciò che è necessario per sistemarsi qua in Toscana. Vi è eh, tutta la parte sanitaria su cui... Seguirli. Per questo il nostro direttore della sanità ha già elaborato una circolare con la quale si precisa quello che è subito il tampone da fare. Le vaccinazioni: non sarà solo una vaccinazione Covid, ma la vaccinazione contro quelle patologie, penso alla ros rosolia, al morbillo e tutte altre vaccinazioni che noi non ci accorgiamo più di avere, ma che abbiamo da tutto il periodo in cui la prevenzione sanitaria le ha messe a regime. Abbiamo istituito un numero verde che è 855-6060, per cui chi accoglie dentro la propria casa cittadini ucraini può chiamare e questi cittadini verranno sottoposti a uno screening sanitario e verranno sottoposti a tampone, perché è giusto garantire la massima sicurezza di chi arriva e anche di chi accoglie e di tutti noi.